Ciao gente simpatica, io sono Valdorf e oggi siamo su She Be Free, che è un gioco italiano. Non l'avrei mai detto. È un gioco che mi è stato direttamente proposto da Frank dell'Indie Expo per vedere se ero all'altezza della leaderboard del sito. Che appunto, introducendo questa meccanica dei punteggi online, mi hanno chiesto: "Ehi, perché non provi a vedere se sei bravo?" Ma io, essendo bravo in decente in tutti i giochi, allora non rifiuto la sfida. Si comincia. Dovrebbe essere un gioco di corsa, ma di più non lo so. È fatto con Unity e WebGL, perché è scritto qui sotto. Ma di più non saprei. Non salterei il tutorial perché non ho la minima idea di cosa stia accadendo. Oh, posso girarmi? C'è qualcosa che non capisco ancora nelle curvature. Mancato. Ok. 10 punti, che bravo. E come si salta? Non ho saltato bene. Riproviamo. Oh, vai. Meno per un pelo. Questa cosa non l'ho capita però. Vai. Oh, che bravo. Non esageriamo. Ok, qui non l'ho proprio saltato bene, però. Giù. L'ho saltato? Non ci credo. A volte non capisco bene se ce l'ho fatto o meno. Beh, perdiamo queste cose. Tanto non è faticoso, anzi. Oh, no, questa. Aha. Mezzo. E clicca. Ho cliccato. Riprova. Riprova, non mi arrendo. Comincia un po' lenta, devo dire. Destra. Ora questa. Quindi ci sono tre corsie, però a volte. Ma mi son girato. Riproviamo. Su. Posso fare qualcosa con questa energia, tipo aumentare. Come si va lì? Come si fa? Ma come si fa lì? Forse c'è qualcosa che non ho ancora capito. Vai. Opte. Sì, l'ho saltato. C'è un modo per cambiare velocemente corsia? Non credo. Però posso saltare cambiando corsia? Non credo, giù! Ah, ce l'ho fatta a sinistra e salto! Ma ho saltato! Cambio modalità. Faccio in modo che adesso col tasto su salto invece di dover premere correttamente l'obiettivo. Che mi confonde a volte. Si riprova. Wow! Sono già 100 punti! Che bravo che sono! E non ho ancora fatto niente. Wow. Prendo ancora quello e vediamo se riesco a girare due volte a destra. Vediamo. Uno. E due. Ok, sì, si riesce. Anche abbastanza. Centro. Quello come si prende? C'era un cubetto a sinistra. Ma era un suicidio prenderlo. Grazie. Questo. E salta. Si può fare. Prendo quello di qua e salta. Ehi, ora mi piace di più con questi controlli. Tia. E ancora su. Mi pare semplice finora. Sono io che sbagliavo qualcosina. Sembra che sono passato. Appena comincia l'animazione si è già abbassati. È una cosa un po' strana. Non l'ho preso? Ma è sparito il muro. Aiuto. Beh, livello 2. Prendi il power up e clicca sul nemico per distruggerlo. Gli sto sparando io. Gli sto cliccando sopra. Ups, colpa mia qui. Non di là, grazie. Ma dai, non riesco a girare due volte. Su. Forse devo prendere lo spinner, quello che rotea, ma non sono ancora riuscito a prenderlo. Ok, mi sa che per sparare devo prendere un oggetto roteante che non c'ho. È dietro il muro là. Oh, anche lì, ah! Non rotti abbastanza. Su. Ci sono due muri? Vabbè, li ho saltati. Ops. Non ho visto il muro. Davvero, non ho visto il muro. Non sto scherzando. Pensavo non fosse a destra e vabbè. Sì, basta drogarti, Waldorf. Ok, allora perdo munizioni ogni volta che muoio. Quindi prendi questo. E ora puoi sparare. Sì? Sì, sto facendo qualcosa. Sto facendo qualcosa. Dovrebbe essere sparare. Su.
Ah, mi confondo. Ma ok, sono a posto, facciamo fuori anche questi. Questo è ancora vivo? No. Cos'era? Non lo so. Prendi lo scudo per protezioni. Dovrei avere ancora tre munizioni, sì. È morto? È morto? Ah, bravo. Giù. Ho finito quasi finite munizioni, dovrei prenderne altre. Ma non le vedo. Le ho prese? Le ho prese, ottimo. E anche lo scudo. Perfetto, facciamoli fuori, su. No, no, di là, di là, di là, di là, giù. Che ho fatto? Mi sono abbassato. O lo scudo mi ha salvato? Non ne ho idea. No, non mi sono abbassato. Colpa mia. Ho preso un achievement. Che bravo che sono. Qui al centro e salta, hop. Ho detto salta, vabbè, non importa. Sembra un ambiente leggermente un po' futuristico. Che non fa per niente venire mal di testa. Aia, mi perdo dopo un po' perché la cosa si fa complicata. Livello 7. Ed è ancora il tutorial. Ok, per affrontare tutti questi robot, che presumo siano robot, serve molto coraggio. Perché sparano. Cioè, serve coraggio laser. Vabbè, no. Ho sprecato l'occasione per la battuta. Diventano più radianti ogni livello che passo, non ho capito. Come dovrei fare a schivare tutta sta roba? Se non sbagliano mira. Cosa che stanno palesemente facendo. Salta! Ma questi mi colpiscono perché non li vedo mai colpirmi, onestamente. Ho sempre lo scudo, oppure. No, le munizioni le ho perse. Lo scudo, l'ho preso! Ora di là, di là, di là, di là, di là. Per un pelo. Cavolo, diventa un po' più complicato ogni volta. Sempre. Cos'è la katana? La voglio! La voglio la katana! Non me ne importa, dammela e basta! A che serve, però? Non me l'ha spiegato. Sembra figa però, come arma. Per attacchi corpo a corpo? Non ho capito. Per rompere i muri? Questo è il tutorial, devi dirmi cos'è la spada. Non ho lo scudo. Oh, c'ho anche lo scudo. Dove l'ho trovato? Ho premuto su! L'ho premuto, ti assicuro. Ho saltato, ti giuro. Ma dai. Ho premuto su, guarda. Guarda, sto saltando, vuol dire che so premere i tasti. Va bene, va bene. Sarebbe bello se il gioco cambiasse ogni tanto, non il panorama, ma proprio il campo di gioco. Tipo, non chiedo degli edifici veri e propri, ma delle lastre non tutte blu. Grazie. Sarebbe più bello alla vista e annoierebbe un po' meno. Vedo che hanno cambiato un po' lo sfondo, ma non basta, secondo me. Manca lo scudo e sono completo. Ah, lo sapevo. Ora sono completo. Devo ancora capire a che serve la katana, ma sono completo. Per ora, finché non mi rompono o spreco altre munizioni. Beh, mi sa che è tempo di saltare il tutorial. Ecco perché è tutto così identico, perché stavo ancora facendo il tutorial. Ma ho premuto su salta il tutorial. Vorrei saltare il tutorial se ho premuto su salta il tutorial. Era lì il tasto e l'ho premuto, no? Ah, non capisco niente. Oh, ah, sono il boss. Ok, ah, sono emozionato adesso. Mi attaccati, quindi devo schivare gli attacchi in tre direzioni, no? Ovviamente. Prendi pixel per energia che ne ho po'. L'ho mancato. No, quello non lo prendo, che è rischioso. E salta. Prendo quello, su, questo riesco. Che energia, non è che ne ho tanta. Uff, saltato. Quello non lo prendo, è rischioso. Prendiamo piuttosto questo, che è più semplice. Il boss è quel faccione in fondo. Salve! Che dovrei fare? Che dovrei fare? Lo devo attaccare, tipo. Io sto premendo qualcosa. No, non mi sa che non riesco ancora ad attaccarlo. Devo bastarmi? Perché sta facendo onde d'urto. Ah, no, sta facendo. Cose? Che sta facendo esattamente? Ok, devo saltare sti cosi. Non le onde d'urto. Schiva quello. Attacco? Posso attaccare? Lo sto attaccando con la katana, ecco che serve, vai, attaccalo, su, vai. Ancora, ancora, non sprechiamoci, salta però intanto. Vabbè, l'ha rotto lui, bravo. Metto al centro, si attacca con la katana e. La katana quindi serve per danneggiare il boss, interessante. Peccato che. L'ho quasi consumata. Attacca con la katana, vai. L'ho rotta, mi sa. Sì. Vorresti spostarti che non vedo niente? Mi viene un po' di claustrofobia se mi stai troppo vicino, comunque.
Ho perso tutto, non ho più niente. Mi servono armi? Magari, qualsiasi cosa, sarebbe gradita. Posso dargli dei pugni al posto della katana? No? Lì c'è la katana, la voglio prendere. Ed è qui a metà. L'ho presa, perfetto, vai! No, se n'è andato. L'ho ucciso? O si è ritirato da qualche parte? Tipo in pensione. Giù! Non c'ho lo scudo, quindi... Non ho pessima idea, Ah, quasi. Era lì lo scudo. E non l'ho preso. Chi si rivede? Faccia da boss. Cos'è sto schifo? Schiva. Come si... Mi ha colpito? Ah, perdo energia, ok. Sono i punti vita, ok. Quindi non muoio se ritocco. Ottimo. Perdo energia quindi, vediamo. Ah no, spawna nemici. Vabbè, facciamoli fuori. Eh sì, quello fa male. Meglio evitarlo, mi sa. No, mi va addosso? Ma schiva? Cos'è sto schifo che mi lanci su? Non darmi fastidio. Ultimi compi di katana, dai che ora muore. Lo so. Non è morto. Destroy, sì, io devo destroy you. Non muore, su, muori. Ok, colpi di katana. Ah già, non c'ho la katana. Mi sento aspettare e trovare la katana. Non vedo alternativa. Katana, katana, la voglio. L'ho presa. Sì, ora posso danneggiarlo. Vai, beccati tutto. Tranquillamente ti tiro tutta la katana. E non muore. Altra katana, ricarichiamo. Ah, non l'ho presa, va bene. E basta con sto schifo. Muori piuttosto. Scudo, scudo, scudo. Ah, perfetto. Chiedo scudo, vorrei prenderlo. E farti fuori magari che sei stato vivo per troppo tempo. Non è morto. E basta. Ah, sei fastidioso. Via. Via da qui. Perché ho perso la katana? L'ho persa? E non posso colpirlo. Che sta bullshit. Dammi la mia katana che avevo prima. Mi ricordo perfettamente. Si può vedere la vita del boss? Perché secondo me sta imbrogliando. Comunque ho trovato la katana. Su, tra poco muore. Su, fatti colpire. Senza pregare. Ho vinto. Va bene, è durata un po' troppo per i miei gusti, ma... Yeah. Sessione 1. Quindi ce ne sono altre. Quindi ora cambierà un po' il panorama, vero? Sì, guarda, a parte gli occhi sullo sfondo. Ma becco danno su... Cosa sono diventato, esattamente? Ma è un riferimento a Tron, vero? Ah, vero, devo spostarmi. Già. Sembra più veloce la cosa, ma mi piace quando è più veloce, perché quello di prima era davvero lento. Devo andare là in fondo o è solo per decorazione? Mi incuriosisce, ecco. 13, sono così avanti, wow. Non ho spari, vero? No, di là. E da... L'ho rotto? Va bene. Aspetta. Questo l'ho schivato giusto. L'ho schivato giusto. Non potete dire niente. Oh, forse l'ho schivato un po' male. Non lo so. Quindi più vado avanti col gioco e più veloce divento, più mi trasformo. È plausibile. Forse. Ho preso un... ero curioso. Erano dei cannoni. Ho preso dei cannoni? Che diamine servono? Fammi almeno riprovare. Mi hai fatto morire due volte di fila. Posso non morire? Ottimo. Non lì. Schiva. I miei poveri occhi. C'ho ancora i cannoni. Ottimo. Li regalano, vedo. Cannoni gratuiti. Yay. Davvero? Cos'è quello? Ho preso delle cose. Probabilmente è strano. Mi toglie l'energia.
Non ne ho idea. Approfitto della mia ennesima morte per, beh, chiudere il video. Mi sa che il concetto base del gioco l'abbiamo visto. E sembra che più vai avanti, più diventi veloce e più ti trasformi, cose fighe, no? Però ecco, mi sembra un po' lento come gioco perché ci sono 10 livelli da fare e prima di trovare il boss, e il boss è anche abbastanza lungo. Non so, l'idea è molto bella, ma a parte qualche bug, la tirano un po' per le lunghe, ecco. Comunque, se vi interessa provarlo e battere il mio record, che non è così granché in verità, trovate il link in descrizione. In ogni caso, vi saluto e ci vediamo a quando capita.